Edificato nella prima metà dell'età augustea, il Ponte di Cecco è tra i più antichi del capoluogo piceno. Costruito in travertino ad un unico arco su due campate, si presenta come un'opera quadrata a murazione liscia. È stato dichiarato per molto tempo di epoca medievale, fino a quando nella metà dell'Ottocento, con gli studi dell'archeologo Giambattista Carducci, venne dichiarato di epoca romana. Molte persone attribuiscono il nome del ponte alla leggenda medievale di Cecco d'Ascoli, che edificò il ponte in una sola notte. Cecco d'Ascoli, medico, filosofo, insegnante, astronomo e astrologo italiano, nel 1327, a causa del suo pensiero eterodosso in materia religiosa, venne condannato a rogo dall'Inquisizione romana. In combutta con il diavolo, alimentando così la diffidenza verso un personaggio scomodo tacciato di eresia, la cui esistenza è stata avvolta sin dall'inizio da un velo di mistero. La costruzione è ricordata da un canto popolare per l'anima di Cecco Negromante che in una notte fabbricò lo ponte. Il ponte, infatti, è un mezzo per oltrepassare degli ostacoli difficilmente superabili e soltanto con una costruzione soprannaturale è possibile congiungere il mondo terreno e quello celeste. Altri invece attribuiscono la sua costruzione a Mastro Cecco Aprutino, che nel 1349, sotto commissione di Galeotto I Malatesta, lo restaurò rimediando alle sue precarie condizioni di stabilità, integrandolo al forte, che aveva bisogno di una struttura difensiva della città nella sua guerra contro Fermo, scegliendo proprio quel punto dove le rive del torrente Castellano diventano più scoscese. Concludendo con il ponte di Cecco alle spalle, vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli.